Questa volta non hai speranze. Ti batterò, ti faccio vedere io di cosa sono capace. Mi prenderò tutto ciò che hai e alla fine implorerai pietà. Attento, sto arrivando. Ma vaffa. Hola ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di questa meraviglia fantasy di Leigh Bardugo e portata in Italia dalla Oscar Wilde Mondadori. Cinque ragazzi, capitanati da Katzbrecher, vengono ingaggiati per liberare uno scienziato dalla leggendaria corte di ghiaccio. Ovviamente non si tratta di ragazzi normali, ma di spie, ladri, delinquenti con delle capacità però fuori dal comune. Per riuscire in questo loro piano dovranno però imparare a giocare di squadra e affidarsi gli uni degli altri. Solitamente i primi capitoli di un fantasy sono introduttivi, ma la Bardugo non si prende questo tempo. Infatti, nei primi capitoli appaiono personaggi che non rivedremo mai più nel corso della narrazione e vengono date delle informazioni basilari per il prosieguo della storia. Essere catapultata a Ketterdam, la città da cui parte tutto, mi è piaciuto molto e ancora di più mi è piaciuta la caratterizzazione dei personaggi, di cui l'autrice ci svela le loro vite un pezzettino alla volta. E così, pian piano, scopriamo qualcosa in più di Inei, Jasper, Willam, Mattias, Nina e ovviamente di Katz. Katz. C'è chi lo ama e c'è chi mente. Un gruppo, quindi, niente male, la cui unica nota stonata, almeno per me, è proprio l'età dei ragazzi, cioè non è credibile che siano degli adolescenti, non parlano e non si comportano come tali. È vero che le difficoltà portano a crescere più in fretta, ma qui mi sembra veramente poco realistico. Alla fine bastava solamente aumentare un po' di più l'età dei personaggi. Detto questo, però, il resto è veramente, veramente eccezionale. Ho amato la capacità di problem solving di Katz, l'ironia di Nina e Jasper, la maturità di Inei, il senso di protezione di Mattias e anche il coraggio di Willam. Ancora di più ho apprezzato la capacità della Bardugo di affrontare tematiche non semplici senza cadere nella banalità. Seppur con toni molto delicati, si parla però di differenze culturali, di trauma, di rifiuto, di schiavitù sessuale e anche di dipendenza. Insomma, un fantasy realmente di qualità che, almeno per me, surclassa alla grande la saga di Nevernight di cui si è tanto parlato durante tutta l'estate. Quindi, per favore, fatevi un regalo di Natale, acquistate Sei di Corvi, amate Katzbrecher e, piccola curiosità, Netflix sta girando proprio una serie televisiva sul mondo creato da Leigh Bardugo, quindi Netflix, grazie, grazie e ancora grazie per questa gioia che ci stai offrendo. Vi lascio il link in descrizione, fatemi sapere cosa ne pensate nei vostri commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Sono Rosa, alias Mystic Reader, hasta la vista e buone feste!